Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo con Angela. Angela è una ragazza italiana molto intraprendente che è partita dall'Italia per andare a vivere in America, vivere e lavorare in America con tutta la sua famiglia. Ha un blog, lasceremo sotto i link per chi volesse seguirla e ci racconterà la sua esperienza di business, perché noi abbiamo l'idea del sogno americano, l'America, yeah! Ma ci renderemo conto che il sogno americano spesso rimane un sogno, a meno che non sei già una persona che si può permettere di vivere sognando. E ci parlerà anche dell'esperienza attuale in America, sempre in base a ciò che le sta vivendo, a ciò che le sta guardando e a ciò che le sta ascoltando. Questo sempre perché ci arrivano sempre 8 miliardi di informazioni, quindi credo che sia bene capire come funzionano le varie nazioni, perché è importante poter esprimere un giudizio, farsi un'idea, e per fare questo si devono conoscere i fatti. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete già fatto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Per voi è un semplice tap, per me vuol dire tantissimo. Mi aiuta ad andare avanti, mi spronerà ad andare avanti e a tirar fuori prodotti sempre migliori. Mi raccomando, guardate tutto quanto il video, perché faremo tantissime domande ad Angela. Parleremo appunto della pandemia e di business. Ci sono tante persone che vorrebbero partire per andare in America. Io voglio andare in America, voglio aprire quello, voglio fare quello. Bene, Angela ci racconterà la sua esperienza. Vi lascio l'intervista. Ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, siamo tornati con un nuovo appuntamento. Oggi ci troviamo con Angela. Angela è una ragazza che ha vissuto in Italia e poi si è trasferita in America. Ma vi faccio presentare direttamente da lei. Ciao a tutti, sono Angela, molti mi conoscono come la valigia Stelestrice. La valigia Stelestrice è la mia pagina Facebook ed Instagram dove racconto di quella che è la mia esperienza in America, però con il cuore di una mamma abruzzese, perché sono abruzzese e vivo qui da 7 anni e mezzo, quindi racconto un po' di tutto. Ecco, oggi è il National Butter and Peanut Day. Quindi il burro d'arachidi e la marmellata, scrivo di tutto e racconto degli usi e costumi americani, dei viaggi, consigli di viaggio e insomma, è tutto quello che c'è da dire. Per chi volesse, mettiamo il link in descrizione così potete andare a spulciare la sua. Grazie Mario, grazie a tutti, grazie. Io ho voluto contattarti, mi faceva piacere perché sto facendo un lavoro, perché ho visto che c'è un'informazione davvero molto confusionaria rispetto a quello che sta succedendo oggi, rispetto a questa pandemia a livello globale. E quindi Sì. sto contattando diverse persone in varie. Volevo capire la tua esperienza rispetto a questo periodo. Quindi la mia prima domanda è com'è questa situazione in America? Guarda, questa situazione in America, ti dico la verità, sono un po' delusa da quello che sta accadendo qui. All'inizio hanno preso letteralmente sotto gamba questo problema. Io da italiana sto facendo la quarantena così come voi in Italia e quindi sono in casa da 4 settimane ormai. E invece qui in America non c'è la quarantena obbligatoria, ma c'è una cosa che la chiamano social distancing, cioè praticamente si può andare in giro ma mantenere le distanze di sicurezza. Quindi la reputo una vera e propria stupidaggine, ecco, per non dire un'altra parola. E quindi attualmente ci sono più, cioè dopo 4 settimane ovviamente la sensibilizzazione sta aumentando, ma all'inizio gli americani, che i miei conoscenti o anche nella scuola del bambino mi etichettavano come: ah, in Italia avete questo problema, mi dispiace, come stanno i tuoi? Ma non si rendevano conto che effettivamente forse qui c'era ed era anche peggio. Quindi diciamo che adesso invece stanno facendo delle campagne pubblicitarie di sensibilizzazione, ma
non è stata presa nel modo giusto, secondo me. Perché comunque la politica di Trump, sempre in base a quello che sai, è quella di continuare a lavorare. Dice, vabbè, se ci sono dei morti non fa nulla, l'importante è che l'economia non si fermi. Purtroppo sì, l'America, essendo la patria del capitalismo, diciamo che ha dato un po' questa impressione, anche se poi è anche vero che pare che Trump abbia stanziato dei fondi, diciamo, per dare appunto dei soldi alle famiglie in questo momento, così come ho sentito tramite il telegiornale italiano, anche che sono sempre aggiornata, e pare abbia mandato anche degli aiuti in Italia. Quindi diciamo che sì, però hanno promosso lo smart working, quindi da casa, chi può ovviamente, e chi non può deve stare chiuso, tipo soprattutto proprietari di ristoranti, anche se stanno facendo appunto takeaway, oltre che delivery. Quindi mentre sì, quindi per esempio i ristoranti non sono chiusi, in città sono tutti aperti, però sono chiusi al pubblico, nel senso che tu puoi fare una telefonata, ordini quello che vuoi e poi te lo passi a prendere direttamente restando in strada. Quindi parcheggi, accosti al marciapiede, suoni e escono fuori a portarti la Come tua. si vede nei film. Sì, così si chiama proprio curb on the go, perché si parcheggia a fianco al marciapiede e poi ti danno da mangiare, insomma. Io non l'ho mai fatto, non mi fido, perché sto cucinando da sola e sto facendo la spesa online, disinfetto tutto. Se esco, quelle poche volte sono dovuta uscire per necessità, mascherina e guanti, ma qui in giro si vede ancora gente senza mascherina e guanti. Quindi Quindi non sono precauzioni che vengono, questa è una precauzione che tu adotti perché Da comunque. essendo italiana, esatto, Però lì però la non maggior tutti. parte. No, gli asiatici si vedono con le mascherine e guanti, ma gli americani in generale no. E poi io le mie curiosità derivano comunque dai post che leggo su Facebook, post che possono essere veri o non veri, però a noi ci arriva quello che vediamo su Facebook, perché poi alla fine noi ci creiamo un'idea in base a quello che vediamo. E nei vari post c'era scritto che in America hanno stanziato tantissimi soldi, però che da dare ai lavoratori, credo sui 30.000 euro al lavoratore, però io non credo che sia. Non è vero. Allora, ti dico, mi è arrivata un'email del mio commercialista, quindi sono proprio aggiornata e ho i dati effettivi, che pare, perché noi al momento ancora percepiamo niente, però che pare che per gli individui che guadagnino meno di 70.000 dollari l'anno, single, danno 1.200 dollari, ma una tantum, quindi una volta, non mensilmente. Lo E invece per stipendio le del tempo, per capire meglio, lo No, stipendio più o meno medio. adesso diciamo che euro-dollaro siamo un po' lì, quindi potrebbe essere tipo 1.100. Tipo un lavoratore in America, quanto percepisce all'anno? Ah, un lavoratore in America dipende, se fa un lavoro diciamo con la laurea, gli stipendi vanno da 50.000 dollari l'anno, Ok. un lavoro tipo professionale che sia, ecco, una laurea in scienze o... Invece se lavori, tipo io ho lavorato anche come cassiera in un supermercato e sono partita da 8 dollari all'ora fino a 10 dollari l'ora, mio Quindi figlio. questi 70.000 euro diciamo che sono destinati a persone che fanno lavori importanti, non. No, ah sì, esatto, quindi sì. Ovviamente poi invece per le famiglie che guadagnano meno di 109.000 dollari in due, quindi si presuppone che magari entrambi lavori, doppio, quindi 2.400 dollari una tantum. Ciao, questo Ciao. mio figlio. Ciao, Vuoi bimbo. salutare? Ciao! Oh, immagino la nonna di tuo figlio per fare questa quarantena. Ah, ti ho detto, sì, ecco. Portalo sopra a papà, portalo sopra a papà, faglielo vedere. Dai, magari lo potete colorare. Sì, è dura. Infatti dice, sei una testa di zucca, perché c'è la faccia tosta. Poi alcune notizie che sono arrivate è che quando dice in America il virus non è arrivato, eccetera, però hanno intervistato delle persone che dicevano non è che non è arrivato il virus, è che in America per fare il tampone
ti costa ben 3.000 dollari fare un tampone, non è È come in Italia. falsa questa notizia. Anch'io all'inizio ero spaventata da questa cosa, cioè se non si ha l'assicurazione sanitaria, ma qua se vivi in America la devi avere per forza. Quindi un'assicurazione sanitaria americana costa per famiglia un 400 dollari al mese. E quindi se hai l'assicurazione sanitaria, il tampone, a seconda di quale piano tariffario hai, può essere gratuito oppure paghi un deductible che si aggira intorno a, mi hanno detto perché ho proprio voci certe, tipo massimo 40 dollari, quindi 20-30 euro. Quindi non è vero di questi 30.000 dollari. Anch'io avevo postato una storia che diceva questa cosa, ma invece poi ho avuto proprio le prove che effettivamente chi ha l'assicurazione, probabilmente chi non ha l'assicurazione sanitaria e si ritrova qui da turista in vacanza, non lo so, probabilmente i costi sono sicuramente maggiori. Però effettivamente all'inizio c'è stata mancanza di tamponi, quindi non c'erano proprio i tamponi all'inizio, mi è stato poi riferito, quindi non hanno fatto i tamponi all'inizio, è stato tutto un po' preso sotto gamba. E invece pare che adesso siano arrivati e addirittura si possono fare sempre tipo la delivery di prima, direttamente dalla macchina, quindi non devi entrare nell'ospedale, ma ci sono delle infermiere che ti prendono direttamente, cioè proprio on the road, ti prelevano, Io sono a contatto con qualche ospedale, io vendo online, ho pure il business online, e mi hanno contattato trovando delle cose che io ovviamente non posso trovare perché non mi occupo di macchinari sanitari. Mi hanno detto che c'è carenza perché comunque l'America ha comprato tutto il comprabile da tutte le nazioni, di test DNA, RNA, ma cose stranissime per me è arabo. Oh, magari arriverà a breve anche da voi tutte queste cose strane, per me sono cose arabe perché sono cose medicali, io non so, però c'è carenza nel mondo perché c'ha tutto l'America. Ma probabilmente è così. In realtà l'americano, ti dico, io non riesco a fare la spesa e c'ha l'ansia d'acquisto e i supermercati sono svaligiati, quindi non hanno capito il problema, non stanno a casa, però effettivamente se vai a vedere i supermercati sembra veramente un'apocalisse, cioè C'è per la trovare ressa qualcosa. Come? nei supermercati per Da accaparrare. morire per la carta igienica, ma proprio, cioè io ti ho detto, sto provando a fare la spesa online, ma tutti i giorni vado a vedere il mio ordine che ho già, diciamo, ordinato qualcosa, ma poi non so quando mi arriverà e sto monitorando e ogni giorno non ci sono consegne disponibili, quindi mi sono fatta una scorta, ma tra poco probabilmente dovrò uscire per forza e andare alla ricerca di le cose necessarie, perché gli americani, ecco, come probabilmente nell'ambito sanitario, come dici tu, ma anche nel food, cioè, visto, e non si trovano fazzolettini di carta, carta igienica, prodotti, vabbè, tutto, di tutto e di più. Anche le armi, adesso ieri è passata che ci sta la fila per nelle armerie per comprarsi le armi, che dicono. Purtroppo, diciamo che sono contenta in questa situazione, di vivere in un piccolo paese, perché ho sentito che nelle grandi città si sta anche aumentando, diciamo, il tasso di criminalità, quindi e anche di acquisto alle armi. Considera che qua, se vai in un negozio di articoli sportivi tipo Decathlon da noi, trovi tutta un'esposizione di fucili da caccia, ovviamente non di pistole. Sì, come se fosse caramelle, come se fossero caramelle, quindi quello già c'è. E adesso pare che le persone siano anche impazzite, quindi insomma, cioè, io sono preoccupata, essendo mamma, insomma, un macello. Però diciamo che qua da noi, dove viviamo noi, è abbastanza, sembrerebbe tranquillo, anche se i casi stanno aumentando. Diciamo che è una città tipo la mia Francavilla, io sono di Francavilla al Mare, quindi dove vivo adesso. Ieri c'erano 12 casi e tra l'altro quasi tutti giovani, quindi quasi tutti sui 30, 25, 23, quasi tutti giovani, quelli che hanno fatto ovviamente, perché poi, ripeto, in tanti magari non vanno manco a farsi controllare.
Ma secondo te i numeri, questo sempre secondo te ovviamente, i numeri di decessi che vengono dichiarati sono reali o comunque Trump tende a camuffare appunto per poter mantenere questa economia alta? Secondo me, a parte all'inizio, sicuramente non erano reali. Adesso magari si avvicinano un po' di più alla realtà. Siamo infatti il primo paese attualmente al mondo, visto che all'inizio sembravamo cioè, estranei quasi a questa cosa, invece adesso si è proprio la situazione è catapultata e siamo il primo paese al mondo per numero di casi. E penso che non sia il numero effettivo perché in molti casi, tipo ho una mia amica che è stata male, probabilmente lei ce l'ha avuto, ma quando chiami e dai informazioni ai dottori e magari non hai dei sintomi troppo accentuati, ma hai febbre, crisi respiratorie, ti dicono resta a casa, fai la quarantena, quindi effettivamente il tampone questa mia amica non se l'è fatto, ma probabilmente lei ce l'ha avuto e non lo sapeva perché non se l'è fatto. Così come per esempio in caso di decessi. Se muoiono le persone, non ti, che magari hanno anche altre patologie, non ti fanno il tampone e quindi non si sa se effettivamente è per Covid o per altro. Quindi il numero secondo me non è mai, si avvicina di più ultimamente, ma non è mai quello reale. Quindi tu visto che sai che c'hai tutti i parenti in Italia e vivi in America, tra le due, quali decisioni governative, quali scelte preferisci? L'italiana o quella americana? Guarda, io a parte ti dico, se sono qui è perché l'Italia, diciamo che un po', no, mi aveva deluso, però sai, appena laureata, le prospettive che ci offre, certe volte non sono proprio all'altezza di noi, tutti italiani. E quindi a livello politico, secondo me, ma anche a livello degli italiani stessi, perché effettivamente la politica non la fanno solo i politici, ma la fanno anche i cittadini, no? Quindi io ti dico che anche per questo fatto delle partite IVA che stanno dando, questi fondi, so che ci sono state anche persone che magari non avrebbero avuto il diritto, che hanno fatto queste richieste, quindi effettivamente se i politici sì, fanno degli errori, ma certe volte sono anche i cittadini stessi che non si comportano proprio in modo corretto, secondo me. Quindi comunque vabbè, sono venuta in America, ma devo dire che in questo periodo mi avvicino più alle scelte italiane rispetto a quelle americane e niente, mi sento come più, in questo caso più italiana che americana, anche se sono cittadina di entrambe. Ho capito. Quindi sì. Cosa pensi se la situazione si dovesse aggravare o dovrebbe. Guarda, io sono preoccupata perché niente, vorrei tornare quest'estate, si sposa mio fratello, ma probabilmente salterà tutto. E quindi non so quando poter tornare, quindi già vivo un po' il distacco con difficoltà. Già vivo il distacco con difficoltà e in questo momento sono in ulteriore difficoltà perché ecco, non posso programmare niente, questa cosa mi mette un po' troppa ansia, diciamo. Veramente. E quindi niente, spero passi presto, però mi piacerebbe insomma, ecco, far capire agli americani che se non stanno a casa la social distancing non è che funziona forse più di tanto. Quindi io Comunque. se secondo cioè, secondo me passerà prima da voi e poi qua avremo ancora di più casi e non so quando poter tornare perché poi i voli continueranno ad essere bloccati, capito? Quindi io non lo so. Anche se qualcuno mi ha detto che se mi informo alla Farnesina per necessità familiari, probabilmente potrei tornare se faccio delle richieste, ma mi sa che devo stare poi in quarantena in Sì. Italia, non. Devi comprare anche un sacco di biglietti perché spesso poi vengono annullati e ti ritrovi a dover ricomprare biglietti. Sì, Vedi, non ancora mi informo, però sì, ho sentito che insomma ci sta la possibilità eventualmente, se poi proprio. la quarantena a casa e non ci dovrebbe essere. Non ci E dovrebbe essere. per il trasporto dall'aeroporto, tipo nel mio caso in Abruzzo, da Roma a Pescara, come si. Non lo so, però penso che tramite Farnesina poi ci si possa Sì. organizzare. Io so che dall'Inghilterra per tornare ci sono state molte problematiche, ma problematiche per i voli, perché magari uno compra il biglietto e ti annullano il volo, poi Ah sì, devi mamma rimborsare. mia. Poi da,
tornato in Italia, comunque sei costretto a fare la quarantena. Non ho capito se la quarantena devi fare in una città tipo atterri a Milano, quindi devi stare fermo a Milano. Eh sì, neppure io, quindi mi informerò perché sì, effettivamente, insomma, se non dovesse passare per un mesetto, un paio di mesi, forse è il caso che mi inizi ad informare. Vediamo. Tu esci, se tu dovessi uscire da casa, la gente è in giro. Sì. Social distancing, quindi significa che tipo ieri sono uscita anch'io a farmi una passeggiata proprio per riprendere un po' d'aria qua intorno al palazzo. Cioè, intorno a casa. E se dovesse essere che tipo c'è qualcuno che si sta avvicinando, attraversa la strada e non, si cerca di mantenere questa distanza. L'ho fatto perché veramente c'avevo mio figlio che c'aveva necessità, ripeto, sembra un leone in gabbia in questi giorni, quindi da italiana sto seguendo appunto le direttive italiane, però avevamo bisogno di farci proprio prendere una boccata d'aria e ho visto tante persone correre, camminare, i parco giochi sono chiusi, quindi no, ovviamente, le aree pubbliche sono chiuse, sono tutte transennate, però in giro le persone con la social distancing ci sono, ma io vivo in un paese piccolino, quindi ecco, ieri avrò incontrato tre persone, quattro persone che ci siamo allontanati facendo questo giro di 20 minuti intorno casa, ma ho visto immagini di New York a Central Park, c'è cioè gente che corre come se non fosse successo Capite il niente. mito americano, ragazzi? Ma non vi rendete conto? Poi noi critichiamo le decisioni dell'Italia. Vero. Informiamoci prima di fare, di riformulare pensieri. Bravissimo, veramente è così. Poi mi fa ridere che è arrivata una nave di 1.000 posti letti. È arrivata una nave ospedale di 1.000 posti letti a New York, perché qualora diciamo gli ospedali dovessero essere appunto saturi di persone, c'è questa nave che per i pazienti non con Covid, tipo per esempio cadi, ti rompi un braccio, non vai nell'ospedale dove ci sono pazienti con Covid, ma c'è questa nave. Quindi questa è una cosa bella che hanno organizzato. E poi ancora tutti quanti a correre in giro ai supermercati. I mezzi di trasporto funzionano, quindi se vuoi prendere la metro la puoi prendere. Ovviamente ci sono milioni di persone che stanno a casa a lavorare, come noi italiani, anche americani. Però considera che nelle grandi città, dove ci sono tanti supermercati, tante farmacie, quelle persone vanno ancora a lavorare, immagina comunque quanta gente si può vedere ancora in giro perché a New York. Le macchine ce l'hanno in pochi, quindi tutti prendono i mezzi di trasporto. La macchina a New York non serve, quindi ci si Non sposta con mezzi. perché non si può camminare, perché è costoso muoversi, come mai si usa? No, perché non serve perché è tutta collegata, cioè pure io prima abitavo a New York, è tutta collegata con le metropolitane, a parte che non ci sono i garage, non è, cioè le persone normali, non hanno garage, quindi come dire, è una cosa che non serve, superflua. E poi ti sposti con le metropolitane e c'è un traffico allucinante, i parcheggi che costano, che te lo dico a fa, quindi è proprio una spesa inutile che quasi tutti gli americani, ma anche persone, diciamo, con lavori buoni, non hanno la macchina e si muovono con i mezzi di trasporto per scelta. Cosa Quindi vorresti dire agli italiani? Cioè, un messaggio riguardo questa situazione? siete fantastici, vedo i video, quelli tra le finestre dove fate le canzoni e vi state inventando di tutto, è bellissimo, insomma, seguirvi anche sui social perché devo dire che l'italiano c'ha questo senso dell'umorismo che anche in questi momenti così difficili si contraddistingue in tutto il mondo, quindi penso che ci abbiamo e ci avremo sempre una marcia in più. Italians do it better. E invece questa è al di fuori della situazione, visto che comunque a me poi seguono anche diverse persone che fanno business e si vorrebbero muovere. Una persona che dice: ah, voglio aprirmi un business in America. Ah, wow, aspetta la casa. Io vi dico, vabbè, nel senso ci vogliono tantissimi soldi. Ho pensato tante volte di aprirmi qualcosa, ma effettivamente i costi sono assurdi e certe volte magari quando
se uno guadagna tanto li rispendi, e secondo me un buon business in Italia è fatto nel modo giusto, potrebbe funzionare molto di quello che uno può fare qui. Certo, poi se si è già appunto imprenditori con situazioni tipo importanti, allora vale la pena, non è che voglio fare di tutta erba un fascio, però che ti devo dire, aprirti un coffee shop, un po' un posto dove che diciamo ci ho pensato anch'io, mi apro un coffee shop, vendo caffè di ogni tipo, che qua gli americani bevono i caffè americani, italiani, tutti lì. Guadagni, ho fatto delle ricerche, sono su $40,000 all'anno, però con affitti alle stelle, che alla fine, cioè, sono investimenti, secondo me, che non vale la pena poi più di tanto fare, a meno che, ecco, nella ristorazione, ma bisogna poi lavorarci, e quindi se ci lavori, non lo so, ti crea anche poi, non lo so, dei limiti, cioè già sei italiano e torni due volte l'anno in Italia e già qua fai tanti sacrifici, significherebbe anche quel po' che puoi fare qui, tipo magari, che ne so, se sei un dipendente invece magari c'hai le feste nazionali, invece in quei giorni sei costretto a stare dentro il locale, lavorare, insomma, non lo so, però magari sì, qualcosa di qualche, tanti italiani che hanno fatto successo in America ci sono, con attività italiane, però ecco, bisogna avere una base per aprire qualcosa di piccolo, tipo con 15-20 posti a sedere, una base di €200,000 da parte. E i 40.000 che ti sei fatto i conti tu, che stavi dicendo, sono netti o lordi? Lordi, penso, sì. Sì. E gli affitti si aggirano più o meno, per far capire? Allora, dipende. A New York io ho lavorato in un posto che facevano panini, vicino a Washington Square Park, in una zona universitaria, un posto che aveva un tavolo con 5 posti a sedere e una panchina alla window, una panchina con altri 3 posti, quindi con 8 posti, ma lavoravano soprattutto per le delivery e take out, e loro pagavano $8,000 al mese d'affitto. Piccolissimo, Il mito americano. Mamma mia. Sì. Vabbè, Angela, no, per aprire una cosa, un business del genere, ci vuoi 100.000 euro, perché poi ci ho letto, cioè... Uno così piccolo? Sì. Wow. Perché quando fai si danno gli anticipi, quindi l'affitto non è che te lo danno così, perché vogliono delle garanzie, quindi se non sei americano ti chiedono magari per entrare, quindi devi avere una base, ti chiedono tipo anche 6 mesi d'anticipo. Quindi poi comunque ci vogliono i materiali, ci vogliono i frighi, ci vogliono le macchine del caffè, il cibo che è importato nel caso di cose italiane dall'Italia, che costa di più. Che è un macello importare Italia in America. Ma c'è il cibo, pure quello, ci ho pensato tante volte, alla fine è complicato. In tanti anche a Bruxelles mi hanno contattato perché magari volevano portare delle cose qui, ma poi alla fine... A meno che non siano già degli agganci, tipo grandi case vinicole che conoscono già, ci vuole la testa, insomma, senza niente, non so nulla. Un panettone, una ditta abruzzese voleva importare dei panettoni, e con la spedizione dei panettoni venivano a costare, abbiamo fatto una proporzione, venivano a costare $50 un panettone, e quindi alla fine con le spese di spedizione, cioè, non conviene ovviamente. Sì che gli americani sono matti, perché gli americani spendono tantissimo per il mangiare, e magari se è una cosa buona, noi vendavamo dei panini con l'olio al tartufo che pagavano $30, per farti capire. Quindi, mamma mia, panini normali, baguette, prosciutto e olio al tartufo. Quindi diciamo che costa di più, se vai a mangiare fuori paghi di più e la gente spende di più, quindi per il food ci sono dei bei business, però ecco, bisogna fare un bel business plan, perché poi le spalle belle grandi, bravo, ci sono tante cose che vanno, però non lo so, alla fine dopo uno ci ripensa, perché se vedi queste spese dici vabbè, se va male, capito.
Va bene, Angela, io ti ringrazio. Grazie per avermi dedicato. Grazie Mario, è stato bello farci una chiacchierata. Comunque, in ogni caso, è stato un piacere. Quando tornerai in Italia, non manca l'occasione. Sì, come no? Organizziamo qualcosa di bello. La giornata dell'abbraccio, che veramente è la cosa di cui abbiamo tutti bisogno. Come? Virus, perché sennò dobbiamo mantenere le distanze sociali. Faccio no, no, quando si potrà fare, facciamo la giornata quella dell'abbraccio, proprio. Quello vero. Va bene. Grazie. Grazie mille, Angela. A tutti. Ciao. Grazie. Grazie Mario. Grazie. Ciao. Eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione del video. Spero che vi sia piaciuto. Se avete delle domande, scrivetele nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, ragazzi!